Gestioni separate offrono un buon rendimento, sono a capitale garantito, quindi investimento sicuro? Purtroppo no. E il perché lo vediamo in questo video. Ebbene sì signori, inflazione alta, tassi di interessi che salgono, chi è che rischia di brutto in una situazione come questa? Le gestioni separate ormai l'avete capito. E il problema è che oggi il focus non è su quella tipologia di strumenti finanziari. Oggi sento investitori che si strappano i capelli perché hanno azioni in portafoglio, obbligazioni in portafoglio, e qualcuno dice meno male che ho la mia buona e vecchia gestione separata. Ma se ti dicessi che oggi le gestioni separate sono uno degli strumenti più rischiosi che hai in portafoglio? Nel video di oggi vedremo perché sto facendo queste affermazioni e partiremo ovviamente a capire cos'è e come funziona una gestione separata, ovviamente in modo abbastanza sintetico, non entrerò troppo nel tecnico. Cercheremo di capire poi perché effettivamente è stata venduta parecchio negli ultimi anni e anche io stesso fino a uno o due anni fa dicevo che poteva essere una buona soluzione per parcheggiare la liquidità. Andremo poi a valutare oggi il duplice rischio che questi strumenti hanno e infine cercheremo di capire perché oggi forse la gestione separata non è la soluzione più efficiente per gestire la liquidità. Ovviamente signori, disclaimer doveroso, in questo video non andrò a consigliare assolutamente a nessuno di acquistare o vendere una gestione separata. Anche perché, lo sappiamo, è uno strumento di investimento, oggi a mio modo di vedere è meno efficiente rispetto a qualche mese fa e vedremo i motivi, da qui però a dire consiglio di venderla, consiglio di acquistarla, ce ne passa. Perché ce ne passa? Perché per andare a consigliare uno strumento finanziario, voi lo sapete ormai benissimo, c'è bisogno prima di tutto di una pianificazione, quindi chiaramente, ripeto, non sto dando consigli finanziari proprio perché è un video generico e non conosco chi c'è dall'altra parte, ma proprio per questo motivo se volete avere qualche delucidazione in più sulla vostra situazione ci potete, cliccando sul link qua sotto in descrizione, chiedere un'analisi gratuita del vostro portafoglio e quindi anche della gestione separata eventualmente che avete sottoscritto. Cosa facciamo? Uno dei consulenti finanziari iscritto all'albo che lavora con noi, con la UMS SCF, vi contatterà, analizzerà i vostri strumenti finanziari, analizzerà la vostra gestione separata e poi ecco, vi spiegherà un pochino se c'è qualcosa da poter fare ed eventualmente anche il servizio di pianificazione finanziaria che vi aiuterà poi a capire se questo benedetto strumento ci sta all'interno del vostro portafoglio oppure va liquidato. Che cos'è una gestione separata e come funziona? Quali sono le sue caratteristiche principali? Allora, il bello della gestione separata è che ha capitale garantito. Infatti, nella nota informativa che vi consiglio sempre di leggere quando andate a sottoscrivere questi prodotti, effettivamente un po' di anni fa c'era addirittura un rendimento minimo garantito. Oggi il rendimento ormai non c'è più, causa i tassi in discesa. Ma offre comunque il capitale garantito generalmente. E questa caratteristica oggettivamente fa gola a parecchi investitori. Infatti la maggior parte di essi la sottoscrivono proprio per questa peculiarità. Ma sappiamo che di garantito non esiste nulla a questa terra, di assolutamente certo, e quindi cerchiamo di capire perché queste polizze offrono la garanzia e in che cosa consiste questa garanzia. Allora, innanzitutto, solita parentesi, quando io sento qualcosa che di garantito in realtà mi si drizzano le orecchie, ok? Perché dico attenzione, garantito da chi? Vuol dire, quando c'è la parola garantito, vuol dire che c'è un rischio specifico dall'altra parte. E di questa tipologia di rischi, tranquilli, ne parliamo tra poco. In modo però molto semplicistico, come funziona una gestione separata e quali sono le sue peculiarità, è che gli strumenti che sono all'interno di questa gestione separata sono valutati al costo storico. Quindi la gestione separata va vista quasi come un fondo di investimento, in cui all'interno la maggior parte degli strumenti sono obbligazioni, poi ci possono essere anche delle azioni, ma in quantità molto piccola, la maggior parte sono obbligazioni. Queste obbligazioni, lo sappiamo, hanno un nozionale e hanno una cedola, offrono dei rendimenti espressi come cedole. Dopodiché sappiamo anche che il prezzo delle obbligazioni in genere sale e scende in base all'andamento dei tassi. Ho fatto tanti video sul canale proprio per spiegare questo meccanismo. Bene, nelle gestioni separate il prezzo delle obbligazioni non varia. Perché? Perché appunto, lo ripeto, tutti questi strumenti vengono calcolati al costo storico, ovvero al costo di acquisto di queste obbligazioni. Quindi, per fare un esempio, se io ho un'obbligazione che oggi vale 100 e mi rende il 2% di cedola,
io l'acquisto all'interno della gestione separata, facciamo il caso semplice semplice, io l'acquisto a 100, l'anno dopo il titolo obbligazionario magari scende a 95, ok? All'interno della gestione separata lui mi verrà considerato sempre 100, quindi nella realtà il titolo da 100 è andato a 95, quindi ha perso il 5%, mi pagherà il 2 di cedola, quindi meno 5 più 2 fa meno 3, ok? Il titolo ha perso il 3%, quindi se io compro questo titolo sul mercato io mi porto a casa meno 3%, ovvero se io dopo un anno vendo quel titolo sul mercato, perdo 5 nel prezzo del titolo, guadagno il 2 di cedola, quindi fa meno 3. Molto semplice, è sottrazione e addizione. Se questo titolo però lo metto all'interno della gestione separata, un anno dopo, la gestione separata dice a me non mi interessa che questo titolo sia sceso o sia salito, io lo valuto al costo di acquisto, quindi per me vale ancora 100, e cosa riconosco a te investitore? Il 2% di cedola. Quindi, capito questo meccanismo, quanto renderà una gestione separata da un anno all'altro? Molto semplice, rende come la media sostanzialmente delle cedole di dividendi, quindi di tutti i flussi di cassa che vengono pagati dagli strumenti che sono all'interno della gestione separata, e a questo calcolo c'è da aggiungere oppure togliere che cosa? I realizzi che fa la gestione separata. Quindi, tornando al nostro esempio, la gestione separata dell'obbligazione che da 100 passa a 95 non la valuta, non la calcola, quindi la valuta ancora 100 e quindi rende il 2 di cedola, a meno che il gestore della gestione separata non decida di venderla. Quando la vende? Quando, per esempio, ci sono dei riscatti. Quindi arrivano degli investitori che dicono: signori, mi servono soldi, rivoglio indietro i miei 100.000 euro. E ovviamente il gestore dice: ok, perfetto, devo vendere le obbligazioni. Se decide di vendere quell'obbligazione che è scesa di prezzo, quella perdita verrà calcolata nel conteggio del rendimento. Ovviamente questo meccanismo non è male perché va ad annullare tutta la volatilità presente ad esempio nel mercato delle obbligazioni. Sostanzialmente mi offre un rendimento che è la media delle cedole, quindi ci sta come meccanismo, non è male. Il problema è che la gestione separata è a tutti gli effetti, signori, una assicurazione. E come ogni assicurazione di investimento che si rispetti, offre dei costi molto importanti. Infatti, generalmente le gestioni separate non mi hanno mai fatto impazzire, perché se è vero che questo meccanismo non è male, quindi mi abbattono di molto la volatilità del mercato obbligazionario, dall'altra parte mi ammazzano di costi. Infatti spesso le gestioni separate hanno dei costi di ingresso, quindi di caricamento, dei costi di uscita, delle penali se non mantengo il mio investimento per la durata contrattuale programmata, e ovviamente dei costi di gestione che vanno ad annacquare, anzi a riabbassare, il mio rendimento medio. Quindi generalmente non mi fa impazzire. Però cerchiamo allora di capire come mai ne sono state vendute così tante negli ultimi anni, e a dire il vero, lo ammetto, anche io negli ultimi anni l'ho presa in considerazione. Ovviamente lo studio che andavamo a fare era quello di andare a cercare la gestione separata migliore sul mercato, con costi di ingresso nulli, con costi di uscita nulli o bassissimi solo per magari i primi anni, stando molto attenti alle esigenze del nostro cliente. Però voglio spiegare il perché negli ultimi anni effettivamente queste gestioni separate erano diventate interessanti. Perché? Perché proviamo a valutare il periodo storico dalla quale veniamo. Noi veniamo da 10 anni ormai, praticamente, se non qualche anno in più, di discesa sostanzialmente dei tassi, discesa importante dei tassi, con i tassi dei rendimenti delle obbligazioni che sono arrivate, lo sappiamo, sotto zero, più della metà. Pensate che un anno e mezzo fa, più della metà di tutti i titoli governativi in circolazione in Europa aveva un rendimento negativo. E quindi è chiaro che è vero che l'inflazione era bassa, ma se io avevo un po' di liquidità e non volevo prendermi il rischio dei mercati azionari, dove andavo a investire i miei quattrini? Beh, allora in liquidità no, perché insomma mi rende zero, anzi pago solo le spese bancarie. Allora le investivo in obbligazioni governative? No, perché rendevano negativo. E allora la gestione separata poteva diventare una soluzione. Perché? Perché effettivamente la gestione separata aveva in pancia, che cosa? Ancora obbligazioni fatte magari un bel po' di anni fa, dove il gestore le aveva comprate a 100 e offrivano delle cedole al 4, al 5, al 6%. Quindi è vero che oggi pian piano il gestore stava iniziando a comprare titoli con rendimento zero,
Però da una parte c'ho rendimenti a zero, dall'altra parte c'ho ancora dei rendimenti al 4-5%, ecco che la media dei rendimenti dei titoli all'interno della gestione separata era 2%, 2,5%, 3%, quindi aveva dei rendimenti sensibilmente superiori a quelli che il mercato offriva, anche togliendo i costi, perché se ipotizziamo un 3% di rendimento dalla gestione separata, togliamo un 1,5% di costi di gestione, comunque la gestione separata mi dava l'1,5% rispetto al rendimento delle obbligazioni di mercato che, lo ripeto per l'ennesima volta, un anno e mezzo fa era zero se non negativo. Ecco perché molti investitori sono corsi a comprare questi strumenti finanziari. Strumenti finanziari, anzi strumenti assicurativi di investimento che, a dir la verità, poi anche le assicurazioni hanno nei maggiori casi le hanno proprio bloccate. Perché? Perché hanno visto il rischio di dire: signori, fermi, perché se voi mettete dentro così tanti soldi in un momento in cui i tassi sono a zero, il gestore cosa doveva fare? È vero che aveva ancora qualche obbligazione buona, ma quella liquidità doveva andarla a immettere nel mercato a tassi zero se non negativi. Quindi avrebbe annacquato in modo molto importante i rendimenti storici. Infatti, signori, è questo compito a casa, andate a vedere l'andamento dei rendimenti delle gestioni separate, qualsiasi gestione separata, voi vedrete che negli ultimi 10 anni questo rendimento piano piano è sceso. È sceso proprio perché al gestore scadevano le obbligazioni, tra virgolette, buone, con dei tassi di rendimento al 4, al 5, al 6%, e le doveva rimpiazzare con obbligazioni che rendevano poco nulla. E questo, appunto, andava ad annacquare il rendimento che veniva retrocesso agli investitori. Ed è anche proprio per questo meccanismo che praticamente tutte le gestioni separate, oltre a chiudere i battenti, hanno anche tolto il rendimento minimo garantito. E credetemi, è stato bellissimo vedere una marea, ma veramente un esercito di assicuratori che andavano dai loro clienti assicurati a cercare di far che cosa? Di fargli togliere quelle polizze buone, gestioni separate col minimo garantito, a fronte di nuove polizze senza il minimo garantito. Questo è stato veramente l'esplosione del conflitto di interessi, che più di così non si può. Ovviamente perché lo facevano? Perché le assicurazioni erano in difficoltà, quindi abbassavano i tassi. Io ho visto ancora oggi gestioni separate col 4% di garantito, dove la gestione separata in realtà rende il 3 o il 2,5%. Chiaro che per l'assicurazione questo è un costo secco. Ok, capito il perché è stato un strumento di investimento assicurativo molto venduto e molto anche cercato dagli investitori, a mio modo di vedere positivamente, nel senso che anche io nelle live di anni fa, insomma degli ultimi anni, ne parlavo relativamente bene, sempre stando attento a quale gestione separata si parlava e come veniva usata all'interno dei portafogli. Però non ne parlavo male. Oggi però, signori, cambia tutto, perché all'interno di questo strumento finanziario stanno venendo fuori dei rischi che potenzialmente sono enormi e catastrofici. Vi parlerò di due tipologie di rischi. Il primo è la diversificazione, il secondo è il rialzo dei tassi che stiamo vivendo, che è quello più importante. Infatti, il lato diversificazione, quello in realtà anche qualche anno fa era un po' il campanello d'allarme. Perché? Perché all'interno della gestione separata è vero che non era un titolo singolo, quindi ci sono diversi titoli, quindi un minimo di diversificazione, va detto, c'è, ma provate ad andare a vedere all'interno della gestione separata, in genere, soprattutto nelle compagnie assicurative italiane, abbiamo il 50-60% mediamente di titoli italiani all'interno della gestione separata. Quindi diciamo che è più o meno un rischio del BTP, cioè se salta l'Italia, molto probabilmente le gestioni separate saltano anche loro. C'è da dire che però, essendo un'assicurazione, ci sono delle riserve matematiche, c'è la garanzia da parte dell'assicurazione, quindi se devo essere sincero, probabilmente tra un BTP e una gestione separata è molto meno rischioso una gestione separata, ma comunque presenta dei rischi di concentrazione, che in una situazione come questa, con gli ampliamenti degli spread, con l'ampliamento del debito pubblico, insomma, ho fatto diversi video anche su questi argomenti, ecco che il termometro finanziario dello Stato Italia sta iniziando leggermente, per fortuna, a salire, quindi attenzione anche a questo aspetto. Dall'altra parte però, ed è il punto sulla quale voglio concentrarmi di più quest'oggi,
è il rialzo dei tassi, e il rialzo dei tassi dopo 10 anni di tassi molto bassi che potrebbe far saltare il banco. Perché cerco di spiegarvi velocemente, in modo molto semplice, il meccanismo che si potrebbe venire a creare proprio in questi mesi. Noi abbiamo detto che negli ultimi 10 anni le gestioni separate sono diventate interessanti perché io avevo sul mercato rendimenti a zero, la gestione separata mi offriva, tolti i costi, l'1-1,5%. Perfetto. Ma oggi la situazione ce la ritroviamo completamente ribaltata. Noi possiamo andare a prendere obbligazioni addirittura governative a breve termine o corporate investment grade, quindi obbligazioni di aziende con un alto merito creditizio, quindi rischio basso, con un rendimento che troviamo al 3-3,5-4%. E questo chiaramente per me che ho la gestione separata, ipotizziamo che dentro la gestione separata ci sono questi titoli qua, quindi sono rischio più o meno simile. Certo, perdo la garanzia di capitale, ma posso sfruttare una diversificazione. Ricordiamo che sempre, sempre e per sempre io preferisco diversificazione a garanzia di capitale. Questo deve essere chiaro, ok? Garanzia vuol dire rischio specifico, garantito da chi? E se non c'è più l'ente che me lo garantisce, sono morto. Diversificazione, invece, ho la diversificazione di molteplici strumenti finanziari che a loro volta sono garantiti. Quindi ho la diversificazione della garanzia, che è una roba ben più sicura. Quindi, ripeto, io mi trovo una gestione separata che mi rende l'1-1,5, quando oggi in realtà posso andare a comprare obbligazioni sul mercato che mi rendono il 3-3,5. Questa cosa gli investitori stanno iniziando ad annusarla. E quindi cosa succede? Che questi investitori iniziano a vendere. Attenzione, iniziano a vendere, a riscattare le loro gestioni separate per entrare nel mercato obbligazionario a un prezzo, a un rendimento, perdonatemi, migliore. Ma vi ricordate cosa vi ho detto? Che cosa succede all'interno della gestione separata quando arriva un investitore a fare il riscatto? Il gestore deve ovviamente creare liquidità per andare a darla all'investitore che vuole ritirare i suoi soldi. E come fa a creare liquidità? Deve vendere gli strumenti sottostanti, che oggi è vero sono calcolati al costo storico, quindi il crollo delle obbligazioni le gestioni separate non l'hanno vissuto. Ma nel caso in cui un investitore chiede il riscatto, il gestore separato si vedrà obbligato a vendere queste obbligazioni che quotano sotto la pari, quindi o va a vendere le obbligazioni buone, tra virgolette, quindi quelle che rendono il 4-5%, e in questo modo va ad annacquare ancora più il rendimento. Quindi vuol dire che il rendimento futuro delle gestioni separate continuerà a scendere rispetto a un mercato obbligazionario brillante, e questo continuerà a creare delle vendite, quindi un ciclo di vendite anche prolungato nel tempo. Oppure cosa dovrà fare? Dovrà vendere delle obbligazioni a un prezzo molto basso, e vendendo queste obbligazioni a prezzo molto basso andrà a concretizzare la perdita, che ovviamente a sua volta andrà ad annacquare il rendimento. Quindi non c'è scampo, la gestione separata rischierà di rendere sempre meno rispetto a un mercato obbligazionario sempre più brillante. E questo, lo ripeto per l'ennesima volta, andrà a generare ulteriori vendite e un circolo vizioso che rischia di far che cosa? Provate a immaginare, far scoppiare la assicurazione. Ovviamente questo è un caso veramente catastrofico, quindi è uno scenario abbastanza negativo. Però attenzione, signori, perché la storia ci aiuta a capire come può essere anche un'evoluzione futura, e questo è quello che negli anni 90 è successo in Giappone, dove sono saltate 7 compagnie assicurative proprio per questo meccanismo. E oggi il meccanismo qua in Europa è bello chiaro: 10 anni di tassi al ribasso, molti investitori che hanno acquistato gestioni separate, che si sono ritrovate a acquistare obbligazioni a un tasso di rendimento molto basso. Ecco che oggi, con un mercato obbligazionario molto più alto, se si dovesse innescare, spero che questo video non lo inneschi, una vendita massiccia di gestioni separate, proprio perché questi investitori che rincorrono l'utilità attesa, quindi il rendimento più alto, dovessero spostarsi sul mercato obbligazionario, il rischio, signori, sarebbe molto elevato. Quindi ecco spiegato perché oggi forse non è la migliore strategia possibile acquistare una gestione separata oppure tenerla in portafoglio. Chiaramente, lo ripeto, va fatta una pianificazione finanziaria, quindi bisogna capire gli obiettivi per i quali la gestione separata è stata inserita all'interno del portafoglio, quindi non sto parlando di questo. Però è chiaro che oggi
un investitore potrebbe preferire il 3, il 3,5% che trovo sul mercato rispetto all'1,5% con costi che trovo nella gestione separata. E se si innescherà questo meccanismo di vendita delle gestioni separate, ahimè, per coloro che le terranno per più tempo, ecco, questi rischieranno di rimanere veramente, come si suol dire, col cerino in mano. Attenzione, 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 video warning, speriamo che tutto ciò ovviamente non succederà e non accadrà, ce lo auguriamo tutti, ma in finanza, come sempre, nulla è certo e bisogna studiare i possibili scenari positivi e negativi. Chiaramente il video di oggi prende in considerazione un'analisi, un'analisi di uno scenario abbastanza negativo, quindi non è la via più probabilistica, ma insomma per i concetti logici spiegati all'interno di questo video tutto ciò mi sembra molto plausibile alla luce anche di come sono andate alcune assicurazioni in Giappone in uno scenario simile a questo. Detto questo, signori, non voglio fare allarmismi. Non andate a vendere in massa le vostre gestioni separate, ma se volete capirne un po' di più anche nella composizione del vostro portafoglio, perché è importante anche questo, capire la gestione separata come è inserita all'interno di un portafoglio ovviamente diversificato di investimento. Quindi se volete un check assolutamente gratuito, lo ripeto, cliccate sul link in descrizione, noi siamo a vostra disposizione, siamo ormai più di 50 consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo che siamo qua a darvi una mano, se non altro nell'analisi gratuita del vostro portafoglio di investimento. Quindi mi raccomando, non esitate. Io vi ringrazio, fatemi come sempre sapere cosa ne pensate nei commenti di questo argomento, che mi rendo conto è un po' oggi visione pessimistica, ma ogni tanto ci vuole. Anzi, io sono convinto che per gestire al meglio gli investimenti dei miei clienti e anche i miei, devo sempre pensare, quando parlo di pianificazione finanziaria e proposta di investimento di un portafoglio, quando vado a proporre un portafoglio a una persona, cerco sempre di andare a stimare il peggior caso possibile. Quindi io, quando faccio un portafoglio, dico: ok, quali sono i rischi potenziali? Qual è lo scenario estremamente negativo? Che può succedere, signori? Cioè, capite, se c'è una probabilità che ciò accada, il cliente va avvisato e va condiviso con il cliente questo scenario peggiore. Che poi non accadrà, siamo tutti felici. Quindi io lo dico sempre, se da qua a un anno il mio cliente guadagniamo soldi e siamo tutti felici e andiamo a cena. Ma è quando il mercato va male che bisogna fare il patto di sangue con il cliente, proprio per gestirlo al meglio e per non fare in modo che quei bias comportamentali che possono portarci a vendere nei momenti sbagliati non arrivino nella testa dei nostri clienti. Quindi anche questo è un lavoro molto importante che andiamo a fare nella gestione e il monitoraggio del portafoglio dei nostri clienti. Io vi ringrazio per l'attenzione, un like al video se vi è piaciuto, vi ricordo di dirmi come la pensate nei commenti qua sotto e condividete questo video se conoscete qualcuno, qualche vostro amico, parente con la gestione separata, anzi con tutto il portafoglio in una gestione separata. Mamma mia, ciao, alla prossima!